Ho sempre voluto un'etichettatrice. Se avete visto i miei barattoli, non hanno delle grandiose etichette perché sono un pezzo di scotch di carta con sopra scritto con l'indelebile, non è bellissimo. E ho sempre pensato di procurarmi un'etichettatrice, però niente mi aveva mai sconfifalato troppo. Ho scoperto l'esistenza di questo arnese che fa l'effetto delle etichette fatte così, che a me piace tantissimo. L'ho visto dal video di Sarah's Day, che è questa youtuber australiana che io adoro, e ho preso, penso lo stesso, è un sistema di goffratura, io non sapevo nemmeno esistesse questa parola, e praticamente funziona che ha i rullini dentro e banalmente si scrivono le parole imprimendole nel rullino premendo la pistolina. Quindi vi faccio vedere ad esempio cosa posso scrivere. Quinoa. Quindi, guardate che carino! Che poi. Oops, sono sticker, quindi si stacca la parte dietro di carta e si incollano. Adoro, adoro, ho voluto questo effetto per anni, bellissimo! Bellissimo. Innamorata. Vi lascio il link di Amazon da dove l'ho preso e costa 20 euro ed è una figata pazzesca. Per i malati dell'organizzazione, sempre rivolgersi a me, grazie. Il video in cui vi mostro, come leggerete qua sotto, la mia dispensa. Ho appena passato la mattinata a sistemare tutti i miei vari barattoli e quindi mi sento psicologicamente pronta ad affrontare questo video. Quindi iniziamo subito perché è un video bello lungo, bello tosto, bello intenso, vi voglio sul pezzo. Iniziamo subito dai barattoli che appunto sono qua sopra. Perché barattoli? Perché li metto qua? Essenzialmente perché se lasciassi tutte le cose nei sacchetti non saprei dove metterli, in quanto, come noterete, non ho assolutamente spazio per la mia dispensa. Quindi trovo molto più pratico e anche carino, seppure è una cosa opinabile, so che a molti di voi non gli piace questa cosa dei barattoli, ma io di necessità virtù. Trovo molto carino anche metterli così in esposizione e a me piace, mi piace guardare questi miei barattoli, mi accompagnano da case su case, da Padova, avevo pochissimi barattoli, poi Piacenza, avevo incominciato, poi anche nell'altra casa qui a Milano, insomma, ogni luogo in cui vado trovo delle mensole, trovo dei luoghi dove mettere i miei barattoli. Bene, iniziamo con i barattoli. Salgo sulla sedia, ups, più o meno ci sta. Ok, quindi qui abbiamo fino a qui sezione granaglie. Qui ci sono dei semi di chia, per me sono un ingrediente che veramente è imprescindibile, lo utilizzo ogni giorno perché per me è utilissimo in tutte le preparazioni che faccio. Ho provato una volta a fare le crepe senza i semi di chia, mi è venuta una sottiletta, per quindi per me sono veramente dovunque vado io mi porto i semi di chia. Poi qui due barattoli con un mix di mandorle, anacardi, frutta secca, cos'altro c'è? Noci. E questo è un mix già pronto, già mixato di Coro, che insieme a MyProtein è il brand di alimenti con cui collaboro. E poi qui dietro ho un vasetto con delle mandorle. Io adoro la frutta secca. Qui ogni tanto passo, apro, prendo qualcosina e scappo. Poi cocco rapé. Spesso c'è un po' di confusione tra il cocco rapé, la farina di cocco e il cocco in scaglie. Quindi adesso cerchiamo di capire, visto che ci siamo, la differenza tra i vari cocchi. Poi ritorniamo qua.
Allora, questo è cocco rapé, quindi è cocco in piccole scaglie, come potete vedere. Questo si trova facilmente al supermercato nella sezione preparazione dolci della Rebecchi, se non sbaglio, e quindi questo è il cocco rapé. Non si usa per fare dolci, si usa principalmente come decorazione, come topping. Io lo mischio spesso allo yogurt, gli dà un gusto di cocco, però non in sostituzione di una farina, ad esempio, perché non ha la consistenza adatta. Cosa che ha la farina di cocco, che come vedete è totalmente diversa, perché non è in scaglie, ma è proprio consistenza farina, impalpabile si potrebbe dire, e questa è perfetta per preparazioni di torte, dolci, eccetera. Infatti per me questa è l'ingrediente base dei miei pancake, delle mie crepe, di ogni mia ricetta essenzialmente. L'alterno spesso alla farina di mandorle, perché hanno comunque un sentore più dolce rispetto ad altre farine tradizionali. È difficile che voi troviate la farina di cocco a supermercato tradizionale, come Esselunga, Conad, eccetera. La potete trovare o in negozi tipo Natura Sì o quelli bio, oppure io la prendo su il sito di Coro, che ha questa farina di cocco che è dolcissima e buonissima. E infine un altro formato di cocco è il cocco in scaglie. Solitamente quello che si trova in commercio è bianco e traslucido perché non è tostato, invece se notate questo ha questi langolini marroni perché è stato già tostato. E mi raccomando, se non prendete quello già tostato, che sempre questo è preso dal sito di Coro, tostatelo voi, perché il cocco in scaglie non tostato non sa veramente di niente, vi cambierà la vita nel momento in cui lo tosterete, fidatevi. Voilà, dopo questo breve excursus sul cocco torniamo alla mia dispensa. Continuiamo con cacao, raw cacao nibs, sono delle scaglie di puro cacao al 100% che prendo queste sul sito di MyProtein. Semi di canapa, sono ricchi di omega 3 e 6 e io li uso come topping sulle mie colazioni, sui miei pancake, sullo yogurt, insomma. Questi sono tutti dei toppings che io arrivo qui, prendo, spruzzo un pochino sulle mie colazioni e mangio. Cereali in fiocchi. Qui ho dei fiocchi di soia, fiocchi d'avena e questi sono dei soia crispies. Sono delle palline che trovo sul sito di Coro, essendo a base di soia costituiscono anche una grande fonte di proteine e sono super super croccanti, veramente io le adoro, mi piacciono tantissimo proprio di gusto. E qui diciamo che ho messo alcuni dei miei cereali che utilizzo di più, ma ad esempio ho questo sacco, adesso capite perché non posso tenere tutto qua nei sacchi perché sarebbe anche un po' bruttino antiestetico, e questo contiene quattro tipologie di cereali diverse. Ho ricominciato a reintrodurre un pochino il glutine, lo sapete, però lo sto facendo ancora molto gradualmente, piano piano, e quindi diciamo che questo l'ho preso principalmente per Jimmy, però quando facciamo la granola un pochino la prendo anch'io per tornare a mangiarlo. Quindi questo contiene fiocchi d'avena, fiocchi di frumento, segale e orzo. Passiamo oltre, troviamo Uccio e Fanny, i nostri due protettori di granaglie e farine, e troviamo tutte le mie farine. Farina di mandorle essenziale per il mio banana bread e per tante preparazioni dolci. Ho in mente alcune ricette che vi devo condividere su Instagram, seguitemi, perché adoro la farina di mandorle, super versatile e come la farina di cocco, quella che vi ho fatto vedere prima. Altre farine che utilizzo sono sempre dei mix, mi diverto a unirle, mischiarle, perché la farina di quinoa è un pochino più amarognola, la farina d'avena è molto neutra, la farina di grano saraceno è molto gusto terra, per chi mi segue da tempo sa della mia passione per hashtag gusto terra, ed è quel gusto che ti ricorda la natura, quel un po' di terra. Come si fa a descrivere gusto terra? È gusto terra, cioè non è che sa di terra, però è quel gusto che ti fa coccolare, insomma, vabbè, dettagli. Assaggiate i semi di canapa, il grano saraceno, la zucca castagnosa, quello tutto fa parte del gusto terra, le castagne, gusto terra. Comunque, e poi qui in fondo ho giusto due, in realtà poi ho tutto un cassetto con la pasta e cereali, qui ho messo la quinoa in grani e qui dietro c'è della pasta di ceci. Poi qui in fondo sono tutti dei sacchetti,
un po' di cose nuove che mi sono appena arrivate e devo provare e altre cose che ho preso e devo sostituire, vanno un pochino in sostituzione. Qui ad esempio ci sono delle fave di cacao, queste sono delle alkekenji essiccate, che sono delle... non so se le avete mai assaggiate le alkekenji, di sicuro le avete viste su un cocktail, sui drink, e quel frutto si mangia ed è buonissimo. Quindi queste sono la versione essiccata, sempre 100% frutta senza zucchero aggiunti. Ed è una particolarità di Coro, ha un sacco di alimenti 100% naturali, senza nulla di aggiunto, e io adoro profondamente. Qui ci sono delle mandorle macinate. Vogliamo parlarne? Io adoro le noci del Brasile, sono buonissime, cioè gusto terra ovviamente, buonissime. Poi qui ci sono delle noci di macadamia, però guardate che grandi che sono giganti, sono delle palle da bowling, cioè guarda che roba. Sempre tostate, mi raccomando, una bomba. Qui dei pistacchi verdissimi già pelati, polline. Delizioso topping sulla colazione, fantastico. Poi qui dell'altra frutta essiccata, della polvere di fragole, della polvere di rosa canina. Insomma, a volte prendo alcune cose sul sito di Coro giusto per provarlo, divertirmi e provare nuovi gusti. In molti mi chiedete spesso se sul sito di Coro le cose sono senza glutine, sono sicure. Allora, alcune cose sì, hanno anche proprio la dicitura senza glutine, o comunque nel sito è possibile andare nel dettagli, andare a vedere le specifiche di prodotto e lì c'è proprio la tracciatura di tutto il prodotto e vi consiglio di guardarle. Io per fortuna, ed è forse questa la vera fortuna del poter ricominciare a mangiare glutine, che posso finalmente non stare più attenta a queste cose, cioè principalmente continuo a mangiare cose senza glutine perché sono abituata, perché mi sono sempre piaciute, però adesso posso non stare attenta alle cross contaminazioni che sono in realtà la vera e propria problematica sociale del mangiare senza glutine. Oddio, rompo il tavolo. Quindi, finita tutta questa parte di dispensa, passiamo alla dispensa qua sotto. Quindi, qui ci sono due cassetti. Qui tengo le cose che ho avviato, le cose che sto portando avanti, le cose che non utilizzo tantissimo. Non saprei neanche cosa farvi vedere. Insomma, c'è dispensa numero uno e dispensa della pasta. Questa la uso tanto. E sono tutti i miei tipi di paste diversi, eccetera. Sono sia pasta, qui ho tipo della pasta di ceci, che sarà grano saraceno, avena, questa pasta di legumi dell'Esselunga, cioè vogliamo parlarle con le figure di topolino, paperino, paperone, paperoni, cioè veramente. Questa l'ho presa al Lidl. E poi cosa c'è? Un po' di pasta particolare, un po' di pasta normale. E poi qui in fondo ho semi tipo miglio, farine castagne, pane, insomma diciamo che c'è anche un po' mix, c'è anche del tofu. Qui è un po' un caos. Sta per finire la mia dispensa, come vedete non è tantissima. Quindi andiamo in cucina. Innanzitutto la mia cucina, come vedete, è molto piccola e di dispensa in realtà ho solo questo angolo, perché tutto il resto è piatti, eccetera. Quindi in questo angolo cosa troviamo? Partiamo da sopra, che è la roba che utilizzo meno, o comunque sono le scorte, e quindi qui c'è l'angolo spezie, non c'è luce, non si vede, però ad esempio qui c'è il pepe, le scorte d'olio, zucchero, cannella. Poi qui ho ad esempio dei pomodori secchi. Questo è un mix per falafel e adesso mi è appena arrivato, non vedo l'ora di provarlo. Psyllium, insomma, cose che non utilizzo tutti i giorni. E invece qui sotto cose che utilizzo molto spesso per cucinare. Ad esempio, qui tengo tutti i miei burri. Io non sono una persona che li colleziona e che li fa andare avanti anni. Io sinceramente cerco di iniziarne uno, finirlo e poi iniziarne altri. Infatti, non ne ho tantissimi. Qui ho del burro di nocciola, burro di pistacchi, il burro di mandorle. In assoluto il mio preferito, dopo che ne ho provati tanti di diversi brand, è quello di MyProtein. Mentre per il salato, burro di semi di girasole e lì dietro della tahina. Adoro profondamente. E qui ho della mostarda senza zucchero,
che è fatta con acqua naturale, semi di mostarda, aceto e sale. È un pochino piccante e infatti la uso come base di salse, aggiungendo magari del limone, dello yogurt, eccetera. E poi qui ho gli ingredienti principali per fare la granola, che sono qui il sciroppo d'agave, perché la mia granola è vegana, e là dietro c'è dell'olio di cocco. Qui appunto il pacchetto avviato di lievito alimentare, che io adoro profondamente, sa di Fonzies, ragazzi, è buonissimo. E poi un'altra cosa che volevo far vedere, poi basta, di coro, è questo, che io lo uso tanto quando cucino, faccio delle zuppe, perché questo è il brodo granulare in polvere senza sale, e praticamente è come il dado vegetale, quel tipo che si trova al supermercato, solo che completamente senza sale, e è spettacolare nelle zuppe appunto, eccetera. E poi qui a lato ho il mio angolino delle spezie. Questa è una struttura che era già presente qui in casa, ho adorato profondamente, e ci ho messo tutti i miei vasettini dispenser di spezie e li ho taggati. Allora, la mia dispensa finisce qui. È un po' un caos, è un po' tutta raffazzonata, un po' tutto uno sopra l'altro, ma non ho molto spazio. Diciamo che quando sono venuta a vedere la casa sono stata un po' fregata, perché io avevo visto anche questo stipe e ho pensato, vai, in cucina ho due stipi. Certo, arrivo qui il primo giorno, apro, faccio bene, metto tutto. E vabbè, e quindi mi sono dovuta arrangiare. Non mi fa piacerissimo tenere la roba da mangiare in salotto, però insomma, 50 metri quadri di casa è diventato indispensabile, chi se ne importa, tanto chissà quanto staremo qui ancora, ma questa cosa la scopriremo breve, o comunque vi aggiornerò quando anch'io ci capirò qualcosa della mia vita, perché è in continua mutazione, un caos. Basta, io direi che vi ho fatto vedere quasi tutto, di sicuro qualcosa mi manca. Fatemi sapere se volete un approfondimento su determinate cose. Spero che... vai Jimmy, saluta tutti. Hola. Fatemi sapere se ad esempio l'excursus sul cocco vi è piaciuto, e basta. Io vi ringrazio, vi saluto. Se il video è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Prima di lasciarvi, vi ricordo del mio codice sconto attivo sul sito di Coro. Codice è questo qua che vi metto qua, Fashions, che vi farà ottenere il 5% di sconto su tutto il carrello. Coro è il brand di cui vi ho fatto vedere tutti i prodotti, e tirano fuori cose super e cose nuove ogni settimana, quindi divertitevi. Noi ci vediamo al prossimo video, un grande abbraccio a distanza. Ciao!